Se siamo soddisfatti della persona a cui abbiamo dato il voto, noi sì. Non avete fatto compromessi? Assolutamente. Si va di spontaneo, si va di spontaneo e convinto, perché sennò è inutile. Mi sento rappresentato dalla persona che ho votato, in quanto nel momento in cui, nel senso, c'è un bisogno, una cosa, sempre entro i limiti delle cose che vado a chiedere, problemi non ho mai avuti. Io innanzitutto ho espresso un voto per il bene della città, speriamo che si può cambiare Palermo, ci sia più pulizia, più mezzi di trasporto efficienti, soprattutto per la comunità. Io ho votato secondo la mia coscienza, poi vediamo se potremo festeggiare o meno fra un paio di giorni, se ho indovinato giustamente la votazione. Spero di essere rappresentata dal voto che ho dato, poi non lo so. Oggi come oggi c'è da fidarsi poco di tutti. Una buona giornata. Assolutamente, ho scelto il meno peggio. Ma non sarei andata a votare, guardi, le dico molto onestamente, perché non mi sento rappresentato da nessuno di questi che sono messi qua nelle liste. Ho votato il meno peggio. Ok, grazie. Io vorrei dire soltanto, chi sale, speriamo che fa il suo dovere per la città di Palermo. Io penso che sia utile il voto che ho espresso per la città di Palermo, per noi palermitani, che abbiamo di bisogno di una città pulita, del lavoro e di tutto quello che abbiamo di bisogno. Interesse personale proprio no. Nel bene di tutte. Ce l'auguriamo, certo. Perché c'è sempre da dire così, ce l'auguriamo. Perché effettivamente come vanno le cose non è che siamo troppo contenti, assolutamente no. Grazie. Ok? Arrivederci. Buongiorno.